La redazione di Radio FM1, Cronache Fermane, Cronache Picene, presenta Zoom. Politica, cronache d'attualità, confronti ed approfondimenti dalle Marche. Grazie Alessandro, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Io ringrazio te e Simone Corazza che, come al solito, rendete possibile, no, questa trasmissione Zoom, appunto, di approfondimento di Radio FM1. Ovviamente do il ben trovato ai nostri ascoltatori e in particolar modo do il benvenuto, appunto, come dicevi giustamente tu Alessandro, al presidente reggente di Confindustria Fermo Arturo Venanzi. Grazie presidente per aver accettato il nostro invito. Non ci mancherebbe, grazie a voi. Io sono particolarmente felice della sua presenza qui ai nostri microfoni perché con lei mi piacerebbe approfondire quelle che sono le tematiche più importanti non solo per il Fermano, lo sappiamo, ma per tutta la regione, per l'Italia, per anche a livello internazionale, perché insomma l'imprenditoria, gli industriali si stanno trovando tra l'incudine e il martello, anzi più martelli, diciamo così, perché dalla crisi economica andiamo indietro di qualche anno, poi il terremoto, la pandemia, adesso le sanzioni alla Russia, crisi su crisi che però si inseriscono in un discorso locale che ha visto Confindustria, mi passi il termine, non so se lo condivide, oggetto di una storia recente piuttosto travagliata, perché insomma avevamo Confindustria Fermo poi è convogliata in un progetto interprovinciale con l'Ascolano, quindi è nata Confindustria Centro Adriatico e poi di nuovo Confindustria Fermo dopo una scissione, uno scisma, no, d'Occidente, chiamiamolo così. Ci racconti però quello che è successo. Ma raccontare quello che è successo sarebbe troppo lungo, non era chiaramente nella nostra volontà di avere questa scissione che purtroppo c'è stata e non era appunto nei nostri pensieri. Il progetto iniziale era molto valido secondo me perché riuniva, diciamo, le due province con delle estrazioni diverse a livello industriale, quindi poteva offrire, diciamo, a 360 gradi un portafoglio di aziende interessanti un po' per tutti, quindi poi l'unione fa sempre la forza, quando si è piccoli quando si è più grandi si può progettare delle cose più in grande. Anche perché, diciamoci la verità, questa regione paga, perché io parlo su scala regionale, paga uno squilibrio tra le Marche del Nord e le Marche del Sud, e insomma c'è chi da una parte nel Fermano sostiene che, ecco, uniti siamo più forti, abbiamo più peso, parliamo in generale delle province delle Marche del Sud, adesso in questo caso non è andremo fuori tema chiamando in causa anche il maceratese, però Ascoli e Fermo, Fermo ed Ascoli insieme per qualcuno erano più forti, per qualcun altro invece questa nuova realtà già tramontata, Confindustria, Ascoli, Fermo, Fermo e Ascoli, invece è stata vista come un qualcosa di scippato, di autonomia provinciale, territoriale scippata al Fermano. A suo avviso qual è la linea che dovrebbe prevalere? Ma scippata no, diciamo che c'era un discorso che si voleva prevalere, qualcuno voleva prevalere sugli altri, perché era un discorso anche di peso, magari, diciamo, in Ascoli c'era un peso maggiore di aziende rispetto a Fermo e quindi la parità che si era decisa a livello anche di statuto non è stata poi rispettata ed è stata stravolta. Quindi adesso non voglio essere paladino nostro, diciamo, perché sono un fermano, però chiaramente lì c'è stata un'ingerenza e una prevaricazione di ruoli che a noi ha dato fastidio, tant'è che è successo con Giampiero Melchiorri all'inizio, poi insomma è andato avanti anche con Andrea Santori e con Luciani. Si voleva pian pianino mandar fuori qualcuno di noi per avere, diciamo, loro la prevalenza, ecco, nelle scelte,
e nelle poltrone. Ma questo al lato pratico cosa diciamo, se questa sua versione, no, perché poi andrebbero sentite entrambe le campane. Questo è un pensiero mio. È una lettura assolutamente, no, illustre, per carità, però diciamo di parte, no? Mi corre l'obbligo deontologicamente fare questa puntualizzazione. Però quale sarebbe stato, a suo avviso, il fine ultimo? Perché poi, se di fatto si è tutti nella stessa squadra, insomma, perché marginalizzare, no, qualcuno se si gioca nella stessa squadra? È un documento per la squadra intera. Appunto, quello ancora non si è capito. Qualche personaggio ancora non si è capito dove voleva arrivare. Voleva un attimino avere, diciamo, il peso su tutto e voleva decidere su tutto. Perché è stato anche interpretato male il fatto che sì, la presidenza sarebbe toccata a un Fermano, ma il Fermano lo doveva decidere, diciamo, noi di Fermo, non doveva deciderlo in Ascoli, perché chiaramente lì, se andavi, quando andavi sul Consiglio Generale, erano comunque sempre più quelli di Ascoli che quelli di Fermo, quindi anche a livello di voto o anche a livello di aziende avrebbe avuto sempre la prevalenza, il loro voto rispetto al nostro. Quindi anche i candidati che avremmo voluto mettere noi sicuramente non sarebbero passati. Quindi avevano capito questo fatto qui e allora hanno deciso di pian pianino di eliminare pezzi importanti attivi dell'associazione. È nudo e crudo dire queste cose, però io sono sincero, la vedo in questo modo, molti come me la vedono in questo modo, chiaramente, come diceva lei, dall'altra parte la vedono in un altro modo. Quindi... Ma sicuramente. Io, però questa non era, se non, non parlo ovviamente dell'atteggiamento che lei insomma ci ha illustrato, no? Diciamo un parere soggettivo, questo peso nei numeri era prevedibile? Insomma, quando ci si va a sposare, ad unire con una realtà che numericamente è superiore, poi viene da sé che magari, no, far pesare i propri numeri rispetto, certo, a chi conta di più, sempre numericamente, è questo, insomma, sì, è chiaro, quasi, però, sai, la palissiano. Certo, però vengono fuori dopo questi ragionamenti, perché anche da statuto non è che uno sta lì a guardare incisi, le virgole e cose varie. Gli accordi erano che dovevamo essere alla pari, quindi 4 anni il presidente in Ascoli, poi 4 anni il presidente doveva essere Fermano, però sta di fatto che il presidente Fermano lo dovevano decidere i Fermani, non lo dovevano decidere gli Ascolani. Quindi non era scritto questo di fatto, però se da qualcuno è stata venduta come una, diciamo, una fusione nel senso più nobile del termine. Di fatto di fusione c'era ben poco, diciamoci la verità. Vi siete messi allo stesso tavolo, ma le casacche restavano quelle di due province distinte e distanti dal punto di vista industriale. Insomma, certo, i Fermani con la casacca del Fermano, gli Ascolani con la casacca dell'Ascolano. Però si poteva trovare sicuramente una simbiosi senza problemi. Ci vuole sempre un minimo di intelligenza, e dopo non tutti siamo uguali, non tutti ragioniamo allo stesso modo e quindi è difficile, specialmente quando queste due province, che poi parliamo che fino a 20 anni fa era una provincia unica, ma c'è stato sempre, storicamente parlando, questa separazione, sì, tra Ascolani e Fermani, la storia ce lo insegna, sì, e siamo nel 2022. Pensavamo che fossero retaggi obsoleti che potessero essere superati, ma non sono stati superati. Torno a dire che da parte nostra c'era la volontà di cercare di portare avanti questo discorso perché ci credevamo, se no non l'avremmo comunque fatto, potevamo andare avanti da soli senza problemi. Cosa perdono gli industriali da questa scisma, da questa divisione? Ma secondo me nulla di particolare, anzi può essere più un filo diretto con la nostra provincia, con il nostro territorio, ci si capisce di più, si evitano discussioni, c'è più presenza da parte
dell'associazione nel nostro territorio, quindi più peso nelle decisioni e nell'apprendere magari notizie o risolvere situazioni senza stare poi a riportare il fatto diciamo in ascoli, perché poi la burrasca è venuta fuori anche per una conferenza stampa sul nostro territorio, che volevamo un attimino rivendicare determinati ruoli e pesi politici che però ad Ascoli non sono andati bene. Presidente, la interrompo per, come preannunciato, per un breve break pubblicitario musicale e poi torniamo a parlare di Confindustria. Fermo. Grazie Alessandro, parlavamo con il presidente di questa separazione di certo non indolore con gli industriali dell'Ascolano, e torna in auge Confindustria Fermo. Confindustria Fermo con lei come presidente reggente, quali sono le nuove sfide che Confindustria, o meglio, le nuove sfide ci arriviamo fra un po'. Io vorrei capire con lei, presidente, quale come descriverebbe Confindustria Fermo. È una realtà che riprende da dove aveva lasciato prima del matrimonio finito in burrasca con gli industriali dell'Ascolano? È una Confindustria Fermo nuova? È una Confindustria Fermo cosa perde dalla separazione, dalla diciamo disgregazione, parcellizzazione di Confindustria Centro Adriatico? Cosa ci guadagna invece nell'essere fermo, Confindustria Fermo? Sicuramente guadagna la sua autonomia e quindi la possibilità di fare delle scelte senza star sentire a destra e a sinistra. E riparte da come era prima con dei nuovi progetti. Adesso stiamo ripartendo e quindi stiamo riorganizzando il tutto. Non è facile perché dobbiamo ripartire da zero. Fortunatamente diciamo la forza dirigenziale dei dipendenti e funzionari sono rimasti quelli di prima, quindi conoscono la macchina, e adesso appunto stiamo riorganizzando le sezioni merceologiche. Abbiamo rimesso a posto lo statuto guidati da Confindustria Nazionale, perché ogni passo adesso non vorremmo fare nessun errore e cerchiamo sempre di consigliarci con Roma. Quindi, perché mi dice adesso non vorremmo fare nessun errore? Sono stati fatti qualche errore di interpretazione. Di che tipo? Ma in generale, cioè, capito? Sono stati fatti degli errori che magari era meglio forse sentire Roma, però questo è dovuto anche all'inesperienza. E questo fatto mi qui, parla della prima esperienza con l'industria fermana, no, oppure con centro adriatico? Sempre con centro adriatico, perché prima andavamo d'accordo. Qui ci sono stati degli errori di interpretazione che sono stati fatti così, appunto, torno a dire, perché c'era l'inesperienza su certe situazioni, su certe tematiche. Invece su certe cose appunto bisogna confrontarsi comunque sempre con Roma. Noi stiamo ripartendo adesso. Questo che cosa ha implicato? Questi errori? Errori in queste diatribe. Sono stati sanati, diciamo così, in autotutela? Oppure insomma sono... No, alla fine sono stati sanati tutti. No, non hanno inciso assolutamente, perché appunto Roma ha capito tutto, ci ha ridato il nostro cappello, tra virgolette, la nostra autonomia. Ha separato ancora le due Confindustrie senza fare interventi, diciamo, più delicati, che poteva essere il fatto di mettere, diciamo, le due Confindustrie sotto la loro ala. Una sorta di commissariamento. Quindi quello si è evitato, quindi Roma c'è stata molto d'aiuto. Mi ha dato anche un attestato di stima, no? Di fiducia, sicuramente, per carità, sia per gli ascolani che per i fermani. No, anche no? Perché noi appunto, restando così, siamo piccoli ma uniti, appunto stiamo ripartendo, si stanno riassociando tutte le aziende, contiamo di riassociare quelle che appunto si erano dissociate perché non gli andavano bene questo discorso di questa politica
che avevano capito, insomma, che c'era un qualcosa che non era come era prima, quindi contiamo di riprendere delle aziende che si erano dissociate, nonostante il momento è quello che è. È una situazione che me lo consente, avete Confindustria quasi una mosca bianca o comunque in controtendenza, perché si parla sempre più di aggregarsi, di fare rete, di fare squadra per contare di più, contare sui tavoli che contano, no? Mi si passi il gioco di parole. Confindustria in questo caso fermo, gli imprenditori industriali del Fermano decidono di intraprendere nuovamente una strada, un'avventura da soli. E con questo cosa voglio dire? La nostra provincia non lo scopriamo certo questa sera, Presidente, non lo scopriamo certamente noi, anzi voi siete quelli che magari più di altri pagano lo scotto, è una provincia che stenta a contare sui tavoli che conta, ripeto, questo in primis. Poi in secondis ci sono degli imprenditori che si lanciano in questa nuova esperienza ridimensionandosi, se non altro territorialmente, perché un conto, come dicevamo all'inizio del Zoom, della trasmissione, è far leva su due province sì che, se non ricche come prima, sicuramente possono contare su delle eccellenze su scala mondiale, no? Io resto a casa nostra, basti parlare del distretto calzaturiero, certo, o del cappello, certo, per intenderci. Questo non è una roulette russa per voi industriali. Per carità, siete abituati, è insito nel vostro ruolo scommettere, no? E anche lanciarvi in avventure che magari sulla carta sembrano quasi da suicidio, no? Però in questo caso è stata una scelta obbligata, oppure state riscoprendo l'importanza di un'autonomia che può in alcuni casi valere più del far rete? Ma sicuramente l'autonomia è molto importante. Il fatto di unirsi, noi, era stata un'esigenza di Confindustria, diciamo, nazionale, questo con la legge Pesetti, di cercare di mettersi insieme, però purtroppo, come è successo a noi, è successo tra Ancona e Pesaro, è successo in altre province, in altre regioni, e questa unione è difficile perché ci sono sempre in gioco poltrone, interessi, prevalenze di uno rispetto all'altro, concorrenze, cose che magari tenendocele tra di noi, che abbiamo più o meno lo stesso DNA, perché sembrerebbe strano, ma il DNA di un fermano con un ascolano è completamente diverso. Secondo me, lo vedo da caratterialmente, lo vedo, non so da che anche cosa dipende. Anche come modo di imprendere? Anche come modo di approcciarsi all'imprenditoria, all'industria? Penso, noi siamo, non lo so, adesso non voglio sta giudicare, non li conosco a fondo, quindi non posso. Noi siamo, forse appunto, il discorso anche delle aziende calzaturiere, ma poi sono cresciute tutte le altre dell'indotto, ma anche di altri settori. Siamo abituati al sacrificio, forse perché siamo una regione in prevalenza che veniva da tutti i contadini, no? Se parliamo di 200 anni fa, di 2 secoli fa, questo modo di sacrificarsi ce l'abbiamo insito nel nostro carattere, nel nostro DNA, quindi riusciamo sempre a venirne fuori. E qui, appunto, se andiamo a vedere gli ultimi 15 anni, ne sono successe di cotte e di crude, e ancora resistiamo, non so per quando resistiamo. C'è risposta in questo di fatto appello urbi e torbi che voi lanciate all'industria fermana, agli industriali fermani? Cioè, qual è il polso della situazione, qual è il termometro? No. C'è chi prevale il finalmente autonomi, oppure c'è ancora scetticismo, ma uno scetticismo, per carità, diciamolo, che spesso e volentieri è legato anche al concetto più ampio di associazionismo? Sì, beh, lo scetticismo ci può essere perché magari sono stati questi passaggi un po' così incruenti, un po' così che hanno un po'. Però sto vedendo che si stanno tutti quanti riassociando senza problemi, come dicevo prima, molti si vogliono associare, sono anche delle aziende nuove, quindi vedono che, essendo qui nel territorio,
sanno che c'è una Confindustria che è forte, che può, diciamo, dare una mano, risolvere i problemi, poi tutti uniti si fa qualcosa. Se restiamo ognuno nel nostro orticello non andiamo da nessuna parte. Se amiamo il nostro territorio, le nostre aziende e quello che è appunto la nostra provincia, dovremmo appunto, questo grido d'appello, tutte le aziende dovrebbero associarsi, non dovrebbero stare a vedere campanilismi o costi che sono dei costi irrisori, diciamo, di iscrizione, che magari vengono ampiamente ricompensati con tutta una serie di iniziative. E poi fa parte dell'Aquilotto, è sempre, cioè, fa sempre prestigio, insomma. Senta Presidente, come pensate di superare, anzi a monte la domanda, secondo lei è reale e concreto il fatto che il Fermano sia scarsamente rappresentato a livello regionale, e con questo mi riferisco a una, diciamo, chiamiamola così, polemica che sorse quando il presidente Acquaroli svelò i nomi della sua giunta regionale? Non c'è nessun Fermano, e questo per molti nel Fermano ha rappresentato e continua a rappresentare un gap nel senso di interlocuzione, se non altro, perché tutte le province hanno un loro assessore, Ascoli ce l'ha, Macerata, manco a dirlo, e Fermo non ce l'ha. Fermo non ha assessore, non ha rappresentanti nella giunta regionale. Questo può rappresentare un limite nell'interlocuzione con l'Aquilotto, anzi dell'Aquilotto con la sfera politica regionale, e se sì, insomma, come lo si supera questo ostacolo, questo scoglio? Ma assolutamente no, non penso, non vedo. Noi abbiamo un ottimo rapporto con Acquaroli, con tutta la giunta. Quel fatto lì che non abbiamo un assessore, diciamo, locale, è stata, penso, una scelta voluta, perché era stato individuato chi doveva essere, e poi è stato indirizzato, diciamo, a livello nazionale. Quindi lì bisogna anche fare delle scelte, quando è una scelta che è stata fatta, penso. Però noi siamo comunque, abbiamo sempre, sia a livello nazionale soprattutto che a livello locale, che a livello regionale, a noi ci ascoltano, tant'è che, insomma, abbiamo, per dire, cioè, anche a livello della SVEM abbiamo Andrea Santori come presidente, sì. Cioè, quindi recente, cioè, recente la nomina, quindi lì ci sarà appunto un discorso di fondi europei. Adesso non è che devono essere chiaramente canalizzati a Fermo, cioè non è, però insomma c'è, no, un occhio di riguardo, però chi conosce il territorio meglio, magari, no, è perché arriva dal territorio. Questo non lo scopriamo, sì, con l'imprenditoria, con l'industria, lo scopriamo in ogni settore, la sanità, la scuola, insomma, sì, no, sì, ma io vedo che ci stanno seguendo, lo vedo anche in Confindustria Marche, insomma, che abbiamo il nostro peso pari agli altri, nonostante siamo più piccoli. Mi sembra che il Fermano sia sempre visto bene, nonostante siamo piccoli, perché siamo, rispetto ad Ancona o Pesaro o anche la stessa Macerata, o anche siamo i più piccoli, certo. Però siamo rappresentati un po' dappertutto, come diceva lei, a livello di diciamo, il governo regionale, sì, di assessorato, però già è coperto di più a livello di giunta, perché mi sembra sulla regione poi sono stati messi nostri esponenti locali in misura maggiore rispetto ad altri, e comunque c'è sempre la supervisione di Mauro Lucentini, il nome che posso fare. Beh, vabbè, tanto l'ho fatto anche prima, insomma, no? Appunto, un amico, è che si era capito, è andato a Roma, certo, ma lui sta a Roma, onorevole della Lega. Ma sta sempre con l'occhio dritto e le orecchie rivolte alle nostre esigenze. L'ho toccato anche con mano, quindi lo conosco e so che è una persona che ci possiamo fidare, indipendentemente dai partiti, la logica dei partiti non la concepisco, io concepisco la persona. Se una persona
è attaccata al territorio, tiene al suo territorio, deve fare di tutto per dare risalto al territorio e per evidenziare alcune lacune che magari debbono essere colmate. Tutto lì. Sì, ecco, parlavamo di Mauro Lucentini. Mauro Lucentini arriva da Montegranaro, Montegranaro, distretto della calzatura. Certo. Il distretto della calzatura è balzato nuovamente ai noi, agli onori, tra virgolette, della cronaca, anche nazionale, diciamoci la verità, perché è quello che maggiormente subirà le sanzioni, iniziato già a subire le sanzioni, certo, imposte alla Russia, no? A seguito del conflitto in Ucraina. Questo problema come lo state affrontando, Presidente? Ma noi lo stiamo affrontando in primis a livello regionale, abbiamo avuto degli incontri in regione come Confindustria Marche, e in Confindustria Marche abbiamo portato le nostre problematiche, che sono state comunque subito ben accettate, nonostante, diciamo, gli altri, pensano ancora, non hanno questi problemi qui, perché il problema della Russia e dell'Ucraina è soprattutto qui del distretto di Fermo. Quindi ci hanno ascoltato, hanno portato avanti. E non è la prima volta, e non è la prima volta con le sanzioni. Le sanzioni sono a livello nazionale, che purtroppo adesso ci toccano da vicino, perché a parte le sanzioni c'è il discorso che adesso in Ucraina è chiaramente tutto quello che era da consegnare non si è potuto consegnare, tutti gli ordini che c'erano sono diventati carta straccia, e lo stesso in Russia adesso abbiamo dei problemi, perché adesso fortunatamente il rublo ha ripreso quota, quindi c'è un po' di spiraglio, insomma, che possano ripartire, parliamo di Russia. Però non è semplice, perché se poi le sanzioni vanno avanti in maniera come si pensa che possano andare avanti, dato che la guerra non si ferma, ci potrebbe essere, appunto, che non si possa più esportare, cioè possono venire fuori dei problemi grossi, insomma. Lì per ora in Russia tutto continua come se non fosse successo nulla, non è come l'Ucraina. Quanto incide il mercato russo sull'economia, sul PIL fermano? Sul PIL fermano incide parecchio, adesso occhio e croce. Non mercato è... russo e mercato ucraino, per carità, sì, sì, poi sì. Anche lì, insomma. Diciamo, le esportazioni in Russia della provincia fermana incidono per circa un 90%. Cioè tutto quello che va in Russia il 90% è calzatura. Quello che va in Russia il 90% è calzatura, il 10% sono altri settori. Certo. Quindi la calzatura è quella che chiaramente è colpita, ma anche a livello regionale è colpita. Le esportazioni che si fanno in Russia, quello che è la moda, diciamo, incide circa il 37-38%. Quindi a livello generale, chiaramente le esportazioni in Russia incidono circa un 10%, però il peso è tutto, è quasi tutto, il 90% è qui sul nostro territorio, quindi siamo noi quelli che soffriamo maggiormente. E nelle, diciamo, nelle vostre stanze dei bottoni, no, degli industriali, che previsioni si fanno? Pensate che, insomma, si possa arrivare a una pacificazione del conflitto, anche perché comunque il peso di un conflitto è anche ovviamente su scala economica, e le forze, gli attori economici hanno legittimamente, no, voce in capitolo. Oppure lei che idea si è fatto? Questo è un conflitto che va al di là, seppur poco credibile, di logiche dinamiche economiche. Guarda, capire come è venuto fuori questo conflitto non è facile, non riusciamo, che se ne dicano, di tutti i colori, dalla televisione, non c'è una logica. La logica, se andiamo dietro a quello che dicono i russi, può essere anche una logica che, secondo me, si fermava lì e, diciamo, Zelensky deponeva le armi, lasciava questi due territori che sono
È una cosa sbagliata quella che ha fatto Putin, quello non ci piove, però magari poteva essere che rivoleva quei due territori e l'ufficializzazione definitiva della Crimea e tutto finiva in una bolla di sapone, finiva lì. Anche perché su quelle due regioni lì, diciamo il 90% è filo russo, quindi ci stava. Poi dopo le chiacchiere, non sono si dicono che dal 2014, da quando è venuta fuori la guerra, che ci sono stati dei genocidi da parte degli ucraini nei confronti Dei dei russi, sì. russi, cioè sono tutte cose come quelle che si vedono oggi in televisione. C'è di fatto che questo è un problema. Adesso io non voglio andare a dare la colpa a uno o all'altro, la colpa sicuramente se Putin stava a posto suo era meglio, però purtroppo è comunque un regime dittatoriale, lo conosco bene perché sono stato tante volte in Russia e so come ragionano, quindi bisogna stare attenti appunto. Il timore è che se andiamo avanti con il rifornire di armi e queste cose qui, questo non si ferma. È sbagliato quello che sta a fare, è giusto quello che facciamo noi, però dovremmo stare, secondo me, io parlo così un po' un attimino, certi esponenti nostri dovrebbero un attimino tapparsi la bocca, io In non ho che problemi a senso? dirlo. Capisco che bisogna un attimino condannare sicuramente quello che si sta facendo, però darci la zappa dovrebbe pensare anche a livello economico quello che viene fuori, perché c'è il gas, c'è Esatto, tante esatto. cose legate alla Russia che non so se riusciamo poi senza la Russia a sopravvivere a livello economico. Siamo tanto legati, lasciamo perdere quello che è noi, il peso è importante per il nostro distretto e se non abbiamo la Russia non è facile, come dicono tanti, rifarsi un altro mercato. I mercati noi li abbiamo setacciati in tutto il mondo, e il mercato russo, ucraino, diciamo, il mercato di tutta quel dell'est dell'ex CSI è stato sempre quello che ci ha premiato, ci ha fatto andare avanti, nonostante la crisi in Europa, in Italia, è stato quello che ci ha dato linfa vitale, ancora oggi, nonostante tutto. Quindi adesso io non è che parlo in generale, quello che può essere, Certo. questa cortina di ferro peggiore di quello che era prima, come eravamo abituati. Perché il gas adesso lo dovremmo prendere da dove? Ci abbiamo il fabbisogno necessario? Oppure dovremmo trovare le bollette che costano 5 volte di più rispetto a quello che pagavamo prima? Cioè, se costano 5 volte di più, cioè, ci sono le aziende, se deve pagare, lasciamo perdere anche i bilanci familiari, perché uno gli arriva la bolletta di 1000 euro, poi arriva di 3000, 4000, penso che cambi, Assolutamente. il bimestre. Qui ecco è l'approfondimento, questo è l'argomento che approfondiremo nel terzo blocco di Zoom dopo il secondo stacco pubblicitario musicale, Presidente. Il Presidente, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati prima del break, e mi parlava insomma di tante criticità e di tanti problemi. Rapidissimamente, per fare un sunto, arriviamo da una crisi economica, poi dopo la crisi economica il terremoto, dopo il terremoto la pandemia, dopo la pandemia la guerra in Ucraina. Bene, questo è uno scenario terribile, no? Per carità. E poi ecco, arriva anche i riflessi concreti di questa escalation di terrore, passatemi il termine. Arriva anche nelle nostre case con le bollette, con i rincari, arriva anche sulle scrivanie di voi industriali. Lei mi diceva, insomma, no, il gas da dove lo prendiamo? Insomma, questo, ok, il caro energia, il caro carburanti. Insomma, questa è una situazione che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle, non solo voi industriali. E lei prevede una fine, prevede un miglioramento, prevede, scommette su un, diciamo, un sostegno
realmente utile da parte del governo, da parte dell'Europa, oppure dovremo abituarci a queste, tanto per parlarci chiaro, a queste cifre, no? A queste cifre della bolletta, tanto per intenderci. Non lo so, guardi, il problema è che se non Putin decide di non andare avanti, è un discorso con questa guerra, parla del 9 maggio, speriamo, c'è un altro mese, se andiamo avanti con questa guerra non so come andrà a finire, anche perché è una guerra che questa può solamente esplodere ancora di più, cioè non è che si ferma qui, anche perché diciamo l'Ucraina fa un passo indietro, si ferma. Tanto ormai hanno distrutto questa storia qui, hanno distrutto l'Ucraina, perché le città, da come si vede in televisione e dalle cronache, sono delle città quasi rase al suolo. Sì. Quindi non so lo scopo diciamo del governo ucraino dove vuole arrivare. Questo qui sanno bene anche loro che non si ferma Putin. Non è che, come si dice e come vuol far capire, secondo me parlo, io parlo adesso così, da cittadino normale, secondo me c'è un discorso a monte che dovrebbe un attimino fermarsi e l'Europa con l'America dietro, pensiero mio, non dovrebbe dargli né armi, e questo è un pensiero mio, perché se no così diventa un disfacimento, perché è inutile che insiste a dire vinceremo la guerra con i russi non la puoi vincere, anche se ti danno gli armamenti, e lo sta dimostrando, perché ancora va col freno a mano Putin. Quindi lei non crede che sia una situazione di stagnazione quella russa? Perché se da una parte c'è chi dice beh vabbè, vedete che poi la grande madre Russia, no, tutta questa potenza di fuoco non l'aveva, e però dall'altra c'è comunque un Zelensky che continua a chiedere, no, l'intervento militare, non solo aiuti in termini di armamenti, appunto, cioè chiedono l'Ucraina chiedono aiuti non solo, come dice lei, armamenti, ma anche militari. Sarebbe lo sbaglio più grosso, perché no, per cui stiamo a parlare qua di gas, di calzature, cioè qui esce fuori la terza guerra mondiale, e quello sarebbe, adesso è brutto circoscriverlo, per carità, davanti a un dramma del genere parlare a livello locale, appunto, insomma, adesso stiamo andando oltre, sì. Però comunque quello segnerebbe la fine, sarebbe il de profundis per la nostra economia locale, presidente. Sì, appunto, quindi l'auspicio è quello, appunto, che si fermi tutto, e sono positivo. Questo era un ragionamento che si faceva, dove si poteva arrivare se si continuava ancora. Sì, esatto. Secondo me Putin non arriverà a quello, si fermerà, anche l'Ucraina alla fine dovrà arrendersi, e finisce questo discorso e riparte tutto, anche perché ripartendo tutto, come tutte le guerre, poi riparte l'economia, gli animi si distendono, ci sarà un discorso appunto tra le varie nazioni, di, non dico adesso di baci e abbracci, però insomma si riprenderà un po' quello che era piano piano, pian pianino, quello che era prima. Quindi... Però presidente, cioè adesso per carità, come dicevo prima, no, dinanzi a questa escalation si fa anche fatica a rincorrere. Lei dice giustamente si potrebbe ripartire, no? La speranza è di ripartire, di ritornare, ma ritornare a un livello un pre-bellico, diciamo un livello pre-bellico, che però di certo non faceva dormire sonni tranquilli agli industriali, insomma non è che prima della guerra no, ma noi già stavamo già in generale profonda, eravamo insomma già in difficoltà, avevamo il discorso della pandemia, tutto quello che c'era stato prima, quindi veniamo da anni insomma di sofferenza, però ne siamo sempre venuti fuori, perché non mi sembra che anche le aziende siano andate, cioè qualcuno è andata male, però diciamo c'è sempre ancora un bel tessuto imprenditoriale, ecco, esatto. Quindi c'è, secondo comunque, lei è florido, cioè è vivo ancora più che florido, è ancora, insomma, vivo, perché resiste, c'ha questa capacità di venire fuori a tutte queste problematiche, trovando sempre
escogitando sempre qualcosa per sopravvivere, per venirne fuori facendo dei sacrifici. Mi sembra che finora ci stiamo riuscendo. Certo, adesso questa è la prova del 9, perché se dura ancora mesi, appunto, già dovrebbe fermarsi la guerra. Chiaramente ci sarà ancora da aspettare almeno un anno e più per la ripartenza, però già quando si ferma la guerra, ripartono, l'economia un po' riparte, le borse ripartono, riparte un po' tutto quello che è, i consumi ripartono, perché adesso è tutta anche una cosa psicologica, la gente poi non parte, non viaggia, non va, sta ferma, capito? Quindi l'economia non può A livello ripartire. locale, a livello fermano, al netto ovviamente dei confronti che avete su scala regionale e nazionale, ce l'avete una exit strategy, una strategia d'uscita qualora la situazione, diciamo, non diciamo peggiori, ma quantomeno resti critica come quella che stiamo vivendo? State già, insomma, riordinando le idee su come, perché lei prima, insomma, è stato piuttosto chiaro nel dire che, insomma, i mercati li abbiamo esauriti, insomma, abbiamo individuato quello russo perché era quello che rispondeva meglio alle nostre esigenze di export. E, insomma, se i mercati sono finiti, qui come ci si muove? Cioè, una No, ma strategia effettivamente di uscita più di salvezza, non è, direi questa quasi. è una ricetta che non è facile. Adesso già il governo dovrebbe, diciamo, tamponare trovando delle risorse anche per non far venire fuori una catastrofe a livello di ripristinare, che purtroppo ancora non hanno ripristinato, la cassa integrazione tipo Covid, che quindi quella permetterebbe comunque, se tu comunque, che abbiamo dei fermi, che avremo dei fermi, ce l'abbiamo sin da ora, e perdureranno per dei mesi, in modo da non mandare a casa, diciamo, gli operai. Come Anche sono i rapporti con la classe operaia e quindi di riflesso con i sindacati qui a Fermano? ma mi sembrano ottimi, cioè ormai si è anche con i sindacati capiscono bene la situazione, i problemi che ci sono, cioè non si ragiona più la logica dell'operaio, del potere operaio come era 30 anni fa, 40 anni fa. Oggi gli imprenditori, a parte che la maggior parte vengono tutti, sono tutti operai, diciamo, noi Nel imprenditori, cioè nostro tessuto, no? Sì, siamo tutti piccoli, certo. quindi non è che ragioniamo con migliaia di dipendenti, quindi siamo tutti piccoli. L'operaio è una persona cara per noi imprenditori, perché senza l'operaio non potremo andare avanti. Quindi, I cioè, rapporti con i pochi grandi che abbiamo sul nostro territorio invece come sono? sai, i pochi grandi sono grandi e quindi magari anche per ovvie ragioni è Viaggiano ad difficile, altri livelli, ad viaggiano ad altre altri sfere. livelli, posso anche capire, insomma, ecco. Piacerebbe aprire, intavolare un discorso con loro, perché secondo lei, in una piccola realtà come la nostra, in una dimensione dell'aquilotto, diciamo, piccola, no? Se paragonata a ben altre realtà industriali italiane, potrebbe essere un'arma in più avere calibri da 90, oppure insomma, lascerebbe il tempo che Ma trova. magari fosse, magari ritornasse senza far nomi, ma insomma, capiamo chi può essere. E se ci fossero questi due o tre nominativi che ritornassero in auge, ci faremo tutti da parte, nel senso collaboreremo, ma ben vengano questi personaggi qui, che ci darebbe lustro, ci darebbe visibilità, ci darebbe sicuramente, perché se hanno fatto quello che hanno fatto per le loro capacità imprenditoriali, quindi tanto di cappello, non c'è nessuna invidia nei loro confronti, ma solo ammirazione. Quindi sarebbe un confronto bellissimo avere con queste persone, se avessero chiaramente il tempo, perché penso che sia una questione di tempo. E magari anche, però, solo scambiare delle chiacchiere e far capire il punto che Perché poi un radicamento col territorio, cioè anche i c'è, nostri grandi, ce no? l'hanno, Sì, ce l'hanno, quindi insomma, no? ci sarebbe da trovare una via per E quale congiungersi. potrebbe essere, secondo lei?
non saprei, bisognerebbe forse, non so, a livello politico qualcuno che Intermediazione. un'intermediazione per cercare di dare una mano, specialmente in questo momento qui, solamente già il fatto di dire una parola, di stare su certi tavoli, accrescerebbe chiaramente l'immagine Confindustria, CNA, di tutti, diciamo, Certo, di di tutto tutto l'associazionismo, sì. l'associazionismo e di conseguenza di tutte le nostre aziende, piccole o grandi che siano, medie, indifferentemente. I prossimi passi che compirà Confindustria Fermo, Presidente? No, stavo dicendo appunto che stiamo ripartendo, stiamo ricostituendo, ecco, fatto lo statuto, stiamo ricostituendo le sezioni, quindi ci sarà da eleggere i presidenti e poi ci sarà l'iter, presumo da maggio, della commissione di designazione per definire e individuare quello che sarà il nuovo presidente che dovrebbe insediarsi a luglio. A luglio. A luglio dovrebbe insediarsi il nuovo presidente. Quindi noi facciamo adesso la traghetta a Dori, che non pensavo fosse una cosa così semplice e abbastanza impegnativa. Impegnativa ma gratificante, insomma, Ma no? noi lo facciamo Complicata. veramente proprio per il territorio, non è che lo facciamo per qualsiasi altro scopo o per visibilità. Anzi, le nostre aziende cerchiamo sempre da mettere da parte. Io vedo anche con gli altri colleghi, siamo tutti un bel gruppo. Pochi adesso, ma coesi, ma confido a breve che possa appunto ripartire veicolando qualcuno che si era già, come dicevo prima, dissociato, riprendendo qualcuno che vorrà associarsi e magari ben venga se ci fosse uno o due nomi di questo livello. Una domanda non al presidente reggente di Confindustria Fermo, ma al dottor Venanzi, le piacerebbe continuare a rivestire questo ruolo, questa carica? Io sono anche impegnato molto in aziende da vedere perché l'impegno è veramente notevole, quindi non lo so, se ci fosse soprattutto qualche imprenditore di più alto lignaggio che potrebbe dare maggior visibilità, ben venga, se no poi vedremo quello che sarà. A noi non ci interessa, a noi ci interessa far ripartire tutto il tessuto imprenditoriale, la nostra provincia, dare visibilità anche a livello politico, avere un peso. E sto vedendo che nelle riunioni che abbiamo fatto anche con Confindustria Marche, che abbiamo fatto anche con la Regione, che ci ascoltano, Fermo è sempre piccola, ma che ha una certa verve, c'è sempre un qualcosa Frizzante. di frizzante che gli altri ci invidiano, non so, forse sarà dovuto, come dicevamo prima, a questa imprenditoria abituata da poco, a tanto ritorna a poco, si dà sempre da fare, quindi Obbligata a cambiare costantemente cambiare, a rastro e gestire, quindi penso che sia un fatto, insomma, che abbiamo noi nel nostro DNA, come dicevo. Grazie, grazie Prego. al presidente reggente di Confindustria Fermo, Arturo Venanzi. Io ringrazio i nostri Grazie ascoltatori che ci hanno seguito e, da ultimo, ma non ultimo, Simone Corazza e Alessandro Luzzi che ci seguono sempre e rendono possibile ogni giovedì alle 19 Zoom. Giovedì prossimo, nuovo appuntamento con appunto Zoom, la trasmissione, il programma di approfondimento di Radio FM1. Una buona serata da Giorgio Fedeli. a tutti.